In ballo ci sono 2500 ettari di montagna gualdese, quella che il Consiglio provvisorio della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese rivendica come proprietà di tutti i cittadini e di una comunanza, l'Appennino Gualdese per l'appunto, mai morta, mai chiusa, come avrebbe voluto fare una deliberazione del Consiglio comunale dei lontani anni 70. Ieri sera è stata resa nota la sentenza che il commissario agli usi civici di Roma, al quale il Consiglio provvisorio si era appellato, per vedere riconosciute le sue istanze, sentenza nella quale lo stesso commissario si riconosce innanzitutto come tribunale avente giurisdizione in materia. Già una prima vittoria per il consiglio provvisorio che fa intuire l'effettiva presenza di terreni ad uso civico, diversamente il commissario avrebbe rinviato ad altro giudice la questione. Lo stesso commissario riconosce al consiglio provvisorio della Comunanza Agraria la facoltà di partecipare al giudizio e caldeggia la possibilità che le controparti, ovvero Comunanza Agraria e Comune di Gualdo Tadino, addivengano ad una conciliazione prima della prossima audizione. Fissata per il 2 luglio. Diversamente, nominerà un tecnico per definire estensione e natura della proprietà dei terreni, natura e spettanza della titolarità della gestione, definizione delle spese da risolvere all'esito del giudizio. Chiara la soddisfazione del consiglio provvisorio della comunanza, al quale sinora non era stata riconosciuta dal comune la titolarità, ad intervenire sulla questione. Consiglio che si rende disponibile alla conciliazione a patto che il comune riconosca la comunanza come titolare di uso civico sui beni e quindi soggetto partecipe imprescindibile per l'attuazione di progetti e concessioni su aree di sua pertinenza. Il che significa ad esempio che interventi includenti come partner dei privati dovranno passare per gare di pubblica evidenza e le ricadute economiche derivanti da royalties andranno inserite in voci di bilancio apposite e distinte legate agli usi civici e non genericamente inserite nel bilancio comunale. Su cosa si gioca la partita? Parco eolico di Valmare, cave di Vaccara, valorizzazione della Valzorda ma soprattutto sfruttamento a scopo industriale delle sorgenti Rocchetta. L'Appennino non dice no a priori a nessuno dei progetti e situazioni in essere, ma se la sentenza definitiva dovesse dare ragione in toto alla comunanza, con tanto di riconoscimento dell'estensione di 2.500 ettari di pertinenza, le condizioni anche economiche non le decideranno più solo Regione Comune, ma l'ente di diritto privato legalmente riconosciuto.